quando abbiamo terminato la prima fila di bacche, io ne ho lavorate 9, voi lavoratene quante più ve ne piacciono. Tante bacche andremo a fare per il giro di ritorno. Più bacche lavorerete, più lungo verrà il rametto. E naturalmente dovrete poi adattare il filo metallico che andremo ad inserire. Quindi mettiamo un attimino da parte le bacche. Prendiamo il fil di ferro e per avere un rametto di circa 10-12 cm andiamo a tagliare un pezzo di filo che sia lungo almeno il doppio. Ecco qui. Provate a misurare. Il mio sarà di circa 24 centimetri. Prendo le tronchesine e ne taglio un pezzo. Prendiamo il nostro rametto, il rametto e lo andiamo a lavorare attorno al filo nel giro di ritorno. Vado a fare un occhiellino ad una delle estremità. Largo sufficientemente per farci entrare l'uncinetto. Vedete? Quindi avvicino il filo alla fila di bacche e mi fisso una catenella, vado a stringere ulteriormente l'occhiellino dopo che il filo è passato e ci fissiamo con una catenella in questo modo. E andiamo adesso a lavorare la prima bacca di ritorno della fila successiva e lo facciamo in questo modo. Tenendo il filo avvicinato alla fila di bacche, vado a lavorare le mie 5 catenelle per la prima bacca di ritorno, una, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, vado nella terza e lavoro le mie 6 mezze maglie. Una, 2, 3. Quattro, cinque e sei. L'andiamo a chiudere con un punto bassissimo sulla prima mezza maglia. La lavorazione delle bacche è la stessa, cambia soltanto il modo in cui le andiamo ad attaccare al filo. Quindi do una catenella e faccio le mie 3 diminuzioni per chiudere la bacca. Una, due, e 3. Chiusa la prima bacca nel giro di ritorno. Carichiamo il filo, andiamo nella catenella sotto la bacca, entriamo, estraiamo il filo e chiudiamo la mezza maglia alta. Carichiamo il filo adesso, avvicinando il fil di ferro al nostro rametto, andiamo nella catenella che c'è tra la prima e la seconda bacca del giro precedente, entriamo passando intorno al filo di ferro, estraiamo la solina, carichiamo di nuovo e andiamo a chiudere la mezza maglia alta. In questo modo possiamo ripartire per lavorare la seconda bacca del giro di ritorno.
Le bacche le andrete a lavorare al centro delle bacche del giro precedente. Quindi ricomincio con le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, carico il filo, vado nella terza e lavoro le mie 6 mezze maglie. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vado nella prima mezza maglia e vado a fare il mio giro di diminuzioni per chiudere la bacca. Mi aggancio con un punto bassissimo, una catenella, salto la maglia successiva, vado nell'altra e lavoro un punto bassissimo. Salto la maglia dopo, vado in quella successiva e chiudo con un punto bassissimo. Salto la maglia seguente, vado nell'ultima e lavoro un punto bassissimo. E abbiamo chiuso anche la seconda bacca. Adesso facciamo come abbiamo fatto per la bacca iniziale. Carichiamo il filo, carichiamo il filo, andiamo sotto la catenella che abbiamo sotto la bacca. Estraiamo il filo e chiudiamo la mezza maglia alta. Adesso ci portiamo al centro delle due bacche successive, caricando il filo, entrando nella catenella centrale, passando intorno al filo di ferro, estraiamo e chiudiamo la mezza maglia alta. Vedete? Il nostro rametto comincia a prendere forma e ricominciamo a lavorare la nostra bacca. Lavoreremo in questo modo fino ad arrivare in fondo e poi proseguiremo per la lavorazione delle foglie. Una volta che avremo terminato la lavorazione del giro di ritorno della bacca, così è come si presenta la nostra lavorazione. Abbiamo lavorato il giro di ritorno e ci siamo agganciate al filo di ferro. Fatto questo, quando abbiamo lavorato tutte le bacche nel giro di ritorno, con un punto bassissimo chiudiamo il lavoro e tagliamo il filo. E da qui ripartiremo per la lavorazione delle foglie.